È finalmente uscito il DVD del nostro terzo film! Mecha tra te, il film Persi nel tempo! Lo trovate nelle librerie, nelle edicole, ma anche online! Ci sono tantissimi cofanetti speciali che contengono dei nostri gadget! Potrete vederlo e rivederlo da casa vostra! Buona visione! Nessuna Sophie in vista? Ciao ragazzi, benvenuti nella vita dei me contro te. Io sono lui e oggi all'inizio non faccio giornata divertentissima. Non posso fare molto rumore perché Sophie non mi deve sentire. Infatti oggi ho intenzione di farle uno scherzetto. Ecco, l'ho detto. Solo che per farlo abbiamo bisogno di una cosa che appena vedrete non crederete ai vostri occhi. Direte: no, ma è impossibile lui, ma come hai fatto a trovare questa cosa? Ce l'ho fatta, datemi un attimo che la prendo. Aspettate qui, aspettate. Non ve ne andate. Ecco, arrivo. Chiudiamo la porta. Signore e signori, vi presento le vende ufficiali delle mummie dell'antico Egitto. Puzzano proprio di bende di 1000 anni fa. Quello che state vedendo è veramente il vestito delle mummie fatto con le bende dell'antico Egitto. E sapete un po' dove l'abbiamo prese? Secondo voi? Col nostro terzo film, Me contro del film Persi nel tempo. Quando siamo tornati dall'Egitto, ecco, ci siamo portati con noi un piccolo pensierino, ecco. E abbiamo così rubato le bende delle mummie. Quelle mummie che ci hanno inseguito e che ci davano la caccia. Bene, proprio loro. Soltanto che Sophie in realtà non sa che io ho preso queste bende. Anzi, rettifico, Sophie non sa dell'esistenza di queste bende perché non mi ha visto quando io le ho rubate. Così non appena adesso le indosserò e mi trasformerò in una mummia, le salterà in aria. Già, è proprio questo lo scherzo che le andremo a fare. Io proverò ad indossare queste bende in modo da trasformarmi in una vera e propria mummia. Cioè, questo non è un costume di carnevale, queste sono le bende di una vera mummia. Diventerò mummia lui, l'ummummi. Mummi, mummini mimmi, vabbè, non importa il nome. Ok, devo capire solo come si devono indossare, non so come si mettono, così. Ok, no, datemi un attimo. Ma intanto, Sophie che starà facendo? Ciao a tutti, io sono Sophie dei Me Contro Te. Benvenuti in un nuovissimo Daily Vlog. Un'altra giornata insieme a voi. E inizierei subito andando a spazzolare la nostra piccola palla di cacca e pipì. Preuncio! Vieni qui, è il momento della toletta! Dobbiamo pettinarti, togliere tutti i nodi, togliere tutti i peletti che ti sono caduti e permettere a quelli nuovi di rinascere. Un momento che lui odia, ma che io adoro, perché è molto rilassante. Qui abbiamo questa spazzola bellissima, che è davvero super tecnologica, perché così pettini e poi quando devi buttare tutti i peletti fai così, prendi questo bottone e butti tutti i peletti. Già ce n'è qualcuna. Credevo di averla pulita dopo l'ultimo utilizzo. E invece i peli di Ray non vanno mai via, rimangono sempre in agguato. Ma adesso dov'è? Ray, dove sei? Oh, 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 Ray, dove sei? Non lo vedo! Controlliamo nella cabina armadio di lui. Ma è rimasto bloccato qui dentro, vi immaginate, poverino, al buio! Ray! Ah, per fortuna la luce è accesa. Ma Ray non c'è. È così piccolo questo cagnolino che non si vede. Possibile che si nasconde sempre? In qualunque momento vuole giocare a nascondino. Passo le mie giornate a cercarlo, praticamente. Però forse so dove potrebbe essere. In un posto che lui adora. Non so perché, ma lui lo ama. Venite con me. Eccolo qui! In bagno! Sapete perché? Nella restante parte della casa c'è il parquet, mentre qui in bagno c'è il pavimento di ceramica, che è più freddo. Secondo noi lui adora stare lì proprio per questo, perché gli piace la sensazione di fresco nel pancino. Cagnolino delle mille idee, vieni con me. Andiamo! È tempo di una bella spazzolata. Signore e signori, ecco a voi l'antica mummia d'Egitto. Lui! Ok, mi sa che è meglio toglierle le pantofole. Via. Ma manca l'ultimo tocco. Devo indossare anche la faccia. Auguratemi buona fortuna. Potrei soffocare qui dentro. Addio. Non vedo più niente. Che, spento la luce. Devo sistemarlo. Ok. È tutto pronto. Che lo scherzo abbia inizio. Non ci rimane che andare a sorprendere Sophie. Oh, au. Questo è il muro. Eccoci.
eccoci qua finalmente. Iniziamo dal pettinare la testolina, poi pettiniamo tutta questa parte. Guardate che bello, sta diventando liscissimo. Wow, ma sarà anche molto rilassante. A me piacerebbe un sacco che qualcuno mi pettinasse, mi facesse le carezze. Si stanno formando le righe della spazzola. È un po' come fare i disegni nella sabbia. Ehi Ray, ma cos'è questo rumore? Lo senti anche tu? C'è uno strano rumore, non capisco da dove provenga. Va dietro la porta. Ray, di che si tratta? Andiamo a controllare. Ah, ok. Una mummia del nostro nuovo film, Me contro te, film persi nel tempo. Niente di che. Ehi, ma cosa ci fa una mummia qui? Forse c'è una mummia, non lo so. Ma è impossibile, avrò visto male. Ma sì, effettivamente avrò sicuramente visto qualcosa che non è. La mia testa si è convinta che c'è una mummia, ma è impossibile. Le mummie sono in Egitto, non sono mica a casa. Erano nel passato, adesso non più. Riapriamo la porta. No, ok, c'è una mummia al 100%. Aiuto, 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 c'è una mummia, ragazzi, l'avete vista anche voi, c'è una mummia. Mi devo nascondere, sì, mi nascondo qui sotto. E guardate cosa c'è qui, perfetto, ho anche un'arma per difendermi. Mi metto proprio qui. Sta entrando. Egitto! Egitto! Dov'è bambina? Egitto, Egitto, dov'è bambina? Una mummia con dei capelli che sbucano da dietro non l'avevo mai vista! Luigi, guarda che lo so che sei tu! Sono una mummia, non sono lui! Guarda che non mi fai paura per niente, se non ti togli la benda ti sparo! Non sparare! Io sono una mummia! È una mummia? Sì, una mummia col ciuffo di lui? Oh no, posa fucile! Guarda che lo vedo! No, posa fucile! Lui! Sono una mummia, sono una vera mummia che viene dall'Egitto! Non mi hai fatto spaventare per niente! Ma non ti ho fatto spaventare per niente! Guarda che c'hai la voce di lui! Non c'ho la voce di lui! Io sono una vera mummia, e ho la voce da mummia, guarda! Ah sì, allora anch'io so fare la voce da mummia! Se non ti togli quella benda, te lo dico, ti sparo con le palline. Non ho paura delle palline rotanti. No! Da me! Ma mi hai sparato veramente! Ma qua sono rimasto incastrato! Oh mia! Che ridere, bentista! Ma dove bentista? Sono incastrato! Non sono incastrato, ma perché c'era quella chiave? Ma dove hai preso questa vestita da mummia? Non ti detto, sono una vera mummia, scusami. Ti risparo? No! Dov'è? Via libera? Posso passare? Via libera, vai! Questo vestito l'ho preso in Egitto. È il vestito delle mummie, quelle che abbiamo combattuto in Egitto, ecco. Ne ho rubate a una mummia e adesso ho il vestito anch'io. Volevo farti uno scherzetto per farti saltare in aria. Niente di che, ecco. Però te ne sei accorta subito che ero io! Ti hanno fregato i capelli, lui. Si vedevano sbucare tutti da dietro. Non l'avevi messo neanche bene. Però devo dire che questo costume fa un po' paura. Ricorda moltissimo le mummie che abbiamo combattuto nel passato. E poi puzza proprio di passato. Fatti dare una carezza. No, grazie. Una carezza, i capelli. Non toccarmi, ma perché riprendo il fucile. Non mi sparare. Ragazzi, sinceramente alla fine non so chi ha vinto, cioè io che ho fatto lo scherzo o Sofì che mi ha sparato. Io ho preso un proiettile rotante dritto dritto sul petto. Ti sembra normale? Ok, quindi dovrò vendicarmi, dovrò fare uno scherzo dello scherzo. Ma come si fa a fare uno scherzo? Ah! Mi hai sparato in una chiappa! Adesso mi rimarrà il segno! Però devo subito andare a cercare la pallina prima che Ray la prenda. Sono molto piccole, potrebbe soffocarsi. Ma Ray dov'è in questo momento? Non lo so! Ma come non lo sai? Ray, dov'è? Dove sei? C'è una mummia qui che ti cerca! Ma che ci fa qua dietro? Ray, aspetta! Ray, sei qui? Mi sa tanto che alla fine lo scherzo l'ho fatto a lui. Perché si è spaventato vedendomi così da mummia ed è scappato. Avete mai visto una mummia con la sua sfinge? Ray potrebbe essere la sfinge d'Egitto. È nello stesso colore identico delle benda. Infatti si mimetizza perfettamente. Aspetta che lo faccio diventare una mummia pure a lui. Che ecco carino. Ma comunque ragazzi, la pentola di oggi direi che si può concludere qua. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.